Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta dagli studi di Teletruria. Comincia la nuova stagione di Block Notes 2016-2017, prima puntata. Grazie della pazienza che avete avuto, visto che Block Notes comincia qualche settimana dopo l'avvio del campionato, ma di qui a maggio o forse a giugno addirittura, i playoff quest'anno in Lega Pro sono lunghissimi, non ci fermeremo più e dunque avremo modo di parlare dell'Arezzo e di moltissime altre cose in questi mesi. Sarà una trasmissione un po' diversa rispetto agli anni scorsi, abbiamo cambiato qualche cosa, lo scoprirete seguendoci in queste settimane. Qua accanto a me c'è anche questa postazione che ancora è libera, perché ci sarà un'altra novità che scopriremo la prossima settimana, ma non voglio anticiparvi troppe cose, anche perché abbiamo un'ora di tempo a disposizione e per raccontare la partita di ieri a Lucca, per esempio, servirebbe probabilmente tutta la sera. E allora vado subito a presentarvi gli ospiti di questa prima puntata, e per la puntata numero uno non potevamo non avere il numero uno dell'Arezzo, che ringrazio per essere qua con noi questa sera. E allora ben ritrovato, perché è già stato qua nei nostri studi, a Massimiliano Benassi. Ciao Max. Ciao e grazie per essere qua con noi. E poi vado a presentarvi un volto notissimo per gli sportivi Amaranto, che tra l'altro si sta per, questo l'ho scoperto poco fa, per laureare in psicologia. Non so se voleva che si dicesse, ma ormai il danno l'ho fatto, e soprattutto ha conseguito anche il master di prima categoria a Coverciano e quindi un allenatore professionista al massimo livello, può allenare anche in Serie A e in Serie B. Gli auguro di averne presto l'occasione. Buonasera per Francesco Battistini. Buonasera a voi, buonasera a tutti, grazie Andrea per l'invito e buona trasmissione. Grazie, grazie Pierre. E poi mister Battistini ci farà compagnia spesso in queste settimane, così come un mio amico e collega da molti conosciuto come il pagellatore più severo, che poi severo in realtà non è, di tutti. Buonasera a Giorgio Ciofini. Buonasera a te e buonasera a tutti gli spettatori. Grazie Giorgio per essere qua. E poi vado a presentare un altro amico, un altro collega al quale mi unisce una passione amaranto da tanto tempo e il ricordo di moltissime trasferte, alcune molto movimentate durante l'anno, poi con la sua trasmissione precederà di pochi minuti Block Notes. Buonasera anche a Massimo Gianni. Buonasera a tutti e naturalmente in bocca al lupo Andrea Avato per questa nuova avventura. Grazie Massimo, e allora poi ci dirai anche quando comincerà Sportello Reclami. Io comincerei a parlare di quello che è successo ieri, perché abbiamo detto il pareggio di Lucca è stato pirotecnico, ci sono molti spunti di interesse. Farei cominciare per questa copertina proprio Giorgio Ciofini, che di pagelle ne ha date tante in carriera. E allora ti chiedo di indicare, Giorgio, in due minuti i migliori in campo e quelli che insomma secondo te invece ieri non sono andati granché. Devo dire che sono un po' intipidito da tanti ospiti e quindi anche esprimere un parere. Molti di più ci stanno guardando di là dalle telecamere. No, stasera incute una certa soggezione, no? E poi tu lo sai, insomma, 40 anni di pagelle mi hanno insegnato una cosa, che insomma il ruolo del pagellatore è parecchio difficile, perché gli addetti ai lavori non piacciono le pagelle, e per tanti buoni motivi posso anche dire, però piacciono molto al pubblico, perché sono le prime cose che leggono. Fatto questo cappello, non so, devo dire... Vai, dimmi i tuoi due migliori in campo di ieri, per cominciare. Beh, guarda, così intanto, ci vediamo anche qualche immagine. Intanto Polidori, ovviamente, è quasi scontato per tante cose, l'hanno detto tutti poi, però io a Polidori affiancherei Luciani. Per me Luciani è in credito fino ad oggi con i pagellatori miei successori. Io non faccio più le pagelle, come sai, quest'anno. Io l'ho visto sempre tra i migliori in campo, eppure ha preso qualche 5 addirittura, perché una volta sbagliò un gol che effettivamente poteva anche fare, ma aveva il merito semmai di trovarsi in quella posizione, lui che è un terzino, e la tiro alta. Secondo me è sempre stato tra i migliori, quindi 8 do anche a Luciani, che ieri secondo me con Arcidiacono nel secondo tempo, ma anche nel primo tempo, per me era stato anche ieri tra i migliori in campo. E poi l'assist per il gol di Polidori è arrivato proprio dall'ennesimo, direi, cross di Luciani. Esatto, e secondo me il signor Mingazzini, per un fallo su Luciani nel primo tempo, poteva essere anche sanzionato con il rosso. Comunque magari dopo lo vedremo questo fallo. Beh, sono intimidito anche perché purtroppo, mi dispiace Max, ma devo citarti nella parte opposta delle pagelle, insieme a Sirri,
che perché oggi, perché diciamo che nelle due occasioni delle reti lucchesi mi pare che ci siano stati due errori piuttosto evidenti. Secondo me per Max è molto strano, insomma, perché effettivamente è un portiere che semmai i punti alla fine del campionato ce li porta, e quindi credo che possiamo dire che d'ora in poi il suo errore l'ha commesso e da qui in avanti porterà solo punti. Oh, lo facciamo sentire dai da Max, perché di questo gol si ne parla, no, da ieri. Ci dice alla fine, cioè è stata una dinamica strana, no, per la verità, e dal campo come l'hai vissuta? Vabbè, le critiche, intanto mi riallaccio a lui, le critiche fanno parte del nostro lavoro. Io le sento, no? Le guardo, perché è giusto che sia così. Devo dire, è stata una critica, te l'ha fatta. Vabbè, perché sono presente. No, allora, questo no. No, ti posso garantire che c'è stima, insomma. No, dai. Sì, assolutamente. Le critiche no, fanno parte. Ma poi le pagelle gliel'ho fatte anche a me. Ma no, assolutamente. Io le guardo, ma non è che sì. Ci vado dietro, se no, altrimenti, da 35 anni, forse a 20, a 35 diventa un po' più difficile. Le critiche, se sono costruttive, bene. Delle volte ci sono delle critiche, ci penso, cavolo, secondo me potevo fare qualche cosa, o ci penso, cioè le analizzo. Delle volte dico, hanno detto qualche stronzata, però fa parte del mio lavoro e sinceramente, anzi, delle volte sono uno stimolo per cercare di fare meglio. La dinamica del gol, c'è questo cross che lui la voleva mettere in mezzo, c'è stata una deviazione di Erpen, c'è stato, ha cambiato la traiettoria e non ho fatto in tempo a prenderla. È brutto da vederlo, perché è brutto, però solo chi fa il portiere può capire determinate cose. Sì, tanto una deviazione, devo dire, impercettibile, no? Perché dalla TV onestamente si vede male. Se giocavamo su Sky forse c'erano 26 replay diversi, con la slow motion, e sono d'accordo con però te. È normale, quando prendi il gol è sempre brutto da vedere. No, tra l'altro Max, guarda, giusto per estemperare, poi Giorgio ti rilascio la parola, se lo possiamo rivedere poi le gol, c'è Orazio che ti guarda, ti dà un'occhiata, lo dico perché siete amici fraterni, no, con Orazio, e lui, anche se avrebbe fatto un'altra versione, ti guarda, adesso qui dal replay si vede meno, insomma ti dà un'occhiata come dire dai Max, questa la potevi prendere, insomma, però dai, ci sta. Giorgio, ti ho interrotto, no. Poi voglio sentire anche Battistini e Massimo Gianni. Sì, no, siccome la deviazione non si è apprezzata noi dalla televisione, da streaming, poi sicuramente se c'è stata una deviazione, e non ne dubito, cioè la colpa è minore, perché ovviamente la deviazione cambia e alza la palombella, insomma cambia la traiettoria. In ogni caso, un portiere come te quel gol lì non li deve mai prendere. Sì, vi ha abituato bene. Molto bene, questo è vero. E poi Sirri, che secondo me è andato troppo molle su quella palla che gli è passata alle spalle, quella assolutamente non doveva passare. E forse per un eccesso di confidenza, o forse per il campo, perché come ha detto Sottili era piuttosto bitorzoluto, la palla saltava male, forse gli è saltata male la palla, comunque mi è sembrato un po' troppo sufficiente in quella circostanza. Poi volevo elogiare anche il mio amico qui Andrea l'arcidiavolo mi è piaciuto molto, è stato davvero dove vuole andare Massimo e rivendicare la paternità. Volevo la paternità, cioè di arci Diacono, l'avevo diciamo ribattezzato Arcidiavelo Alessandria, Arcidiavelo. Allora io non lo sapevo. E lui mi ha Arcidiavolo, l'ha italianizzato, io l'avevo arretinizzato, Arcidiavelo. Poi lui l'aveva detto solo in privato, io l'ho. È successa una cosa simile anche a me, perché sdoganato Totti alla Erpen e poi l'ho letto sul sito, però questo. Sì, è vero, questa è un'altra. Ma voi siete fonte di ispirazione, io non mi nascondo da questo punto di vista. No, è che durante le trasferte di bischerate, possiamo dire anche di cazzate, insomma, ne diciamo tante. Quindi, anzi, avevo proposto di mettere una GoPro in macchina ogni volta che si fa una trasferta, ma ci sarebbe da fare una trasmissione di un'ora del tutto, un'ora abbondante. Voglio sentire mister Battistini, insomma è un pareggio che va interpretato come? Ma è un pareggio che lascia rimpianti, mister, oppure no? Ma io credo che poi lo vedremo, magari una partita non era sicuramente semplice da due punti di vista, quello mentale e anche quello tattico, dove per me il mister avversario Calderisi ha preparato veramente molto bene questa partita.
E il punto alla fine è importante perché lascia la squadra imbattuta, che ha perso tanto una partita Alessandria che non meritava di perdere, e gli dà lo sprone di far bene e ragionare su quello che è successo ieri, perché io credo che l'Arezzo ieri a conti fatti e nel secondo tempo si è visto in maniera importante, tecnicamente più forte della Lucchese e ha delle frecce da scoccare nell'arco che sono moltissime in panchina, anche mi pare qualcuno ancora non si è vista del tutto, quindi sono convinto che ha i mezzi per poter competere in questo campionato. Il pareggio di Lucca, un pareggio ci può stare, recuperare una partita sul 2-0 in Lega Pro sinceramente Massimo ha frequentato tanto, non si vede spesso, specie contro una squadra che alla fine si era dimostrata organizzata e sostenuta dal pubblico come la Lucchese, quindi io il punto lo prenderei con molto piacere. Alla fine ero quasi convinto dopo il pareggio che l'Arezzo avesse la forza per poter addirittura portare a casa quella partita, non è successo, ma è un'opportunità per crescere e non perdendo, è una cosa non da poco. Quindi diciamo bicchiere mezzo pieno secondo Battistini. Massimo, tu come lo interpreti questo pareggio? È rimasto un po' di amaro in bocca alla fine? Ne abbiamo discusso ieri in macchina perché lì per lì a caldo ovviamente l'Arezzo dimostrando di essere una squadra molto più forte della Lucchese, diciamo, cioè, insomma, quando abbiamo cominciato a giocare a pallone in maniera intensa come sa fare l'Arezzo in certe fasi della partita, il secondo tempo non c'è stata c'è stato match, cioè, potevamo assolutamente vincere la partita. Ora, al di là dei due gol, che erano probabilmente evitabili, e ci può anche stare ad andare in trasferta e prendere due gol. Quello che il rammarico mio più grosso, e l'ho detto proprio a fine partita, è stato il palo di Polidori, perché sono straconvinto di quello che dico, se entra il gol di Polidori noi si vince la partita. Perché pareggi un po' prima tempo, e poi dopo per questioni c'è più tempo, spazio per fare 3-2. Sì, ma no, io secondo me... Veloce, perché poi devo chiedere No, volevo solo dire che purtroppo il vantaggio, il primo vantaggio ha condizionato tatticamente molto la partita, perché loro si sono ritirati tutti dietro la linea della palla e è stato molto più complicato per l'Arezzo, e è stato molto bravo secondo me il nostro tecnico nel secondo tempo a fare le mosse giuste, a allargare, a riportare il gioco sulle fasce, quindi secondo me in particolare Arcidiavolo, ma anche Yanga è stato importante, sì, e per recuperare la situazione abbiamo rischiato anche di vincerla secondo me. Max, ti chiedo, perché è così difficile avere continuità di rendimento, no, per questo Arezzo, che è molto cambiato rispetto all'anno scorso, sono nuovi quasi tutti i giocatori della rosa, però è un po' il difetto che ha sottolineato anche Sottili, anche dentro la stessa partita la squadra alterna momenti di buon calcio a momenti in cui va un po' in apnea, ecco, c'è una spiegazione secondo te? Ma la spiegazione secondo me, forse possiamo dire per luoghi comuni, è la squadra tutta nuova. Però su quell'aspetto bisogna migliorare, se vogliamo fare un campionato importante bisogna migliorarla e sicuramente la miglioreremo. Io sotto quel punto di vista sono molto fiducioso, perché abbiamo un tecnico molto preparato, giocatori che si applicano durante la settimana, non solo la domenica, però è un fattore che dobbiamo sicuramente alzare. Com'era l'atmosfera nello spogliatoio alla fine della partita, Max? Perché insomma è stata una rimonta anche entusiasmante, no? Ha trascinato il pubblico, credo abbia trascinato anche voi che eravate in campo, sì. Però alla fine poi vai a vedere, insomma, un punto ti lascia qualche recriminazione. Secondo me ieri ha lasciato qualche recriminazione, però secondo me alla fine del campionato più là ce lo ricorderemo, perché tante volte noi facciamo l'errore di ma il pareggio, o si vince o si pareggia. Poi il punto alla fine del campionato pesa, conta. Questa può essere una chiave di lettura interessante. È un po' quello che dicevi anche tu, no, mister, su questo pari. Si gioca sempre per vincere, no? Quando non si riesce a vincere, perdere è sempre molto più brutto. C'era Costino Iacobelli quando mi allenava, diceva: se non possiamo vincere, non dobbiamo perdere. È vero. A proposito di luoghi comuni, però c'è sempre un fondo di verità in questo. Ieri Arezzo ha fatto un'impresa, Ha fatto un'impresa nel secondo tempo. Perché... Cioè, tu dici pesa più il secondo tempo, sì, bello, che certo, il primo tempo. Ma certo, perché è un po' come è il contrario di quello che è successo con il Como, cioè la rimonta ti galvanizza. E poi francamente io ho visto un'ottima Lucchese, cioè io ho visto un'ottima Lucchese. L'Arezzo, la Lucchese come il Siena sono due squadre che sicuramente recupereranno la classifica. Siena più forte, dici? Siena è molto più forte.
La Lucchese non può schierare gli attaccanti che schiera il Siena, che forse in categoria l'hanno in pochi, forse Arezzo gli attaccanti che ha il Siena, perché penso la coppia Mendicino-Marotta in questo momento, se non è più forte del girone, poco lontano ci va. Cioè, questo è il mio pensiero. Ma gli esterni e i centrocampisti della Lucchese non sono peggiori quelli del Siena. Succede di fare più o meno bene in qualche posto, però io li ho visti anche ieri a Prato prima di venire a Lucca, li ho visti a Arezzo e sono in contatto forte col mister Colella, che è un compagno di corso, e è una coppia per me in questa categoria straordinaria. Max, io ti vorrei sollecitare sul portiere loro. A me ha fatto una grande impressione, a parte il fisico, ma è un portiere che ha fatto anche delle grandi parate. Nobile, 96, nobile, 96 al debutto tra i professionisti. Per me ha una grandi potenzialità. Non era facile per lui, quindi quando sono gli esordi poi è sempre difficile per il nostro ruolo. Quindi. Ti ha chiesto la maglia alla fine, lui ti ha salutato. No, perché ero talmente avvelenato, no scherzo. No. Comunque gli faccio un in bocca al lupo perché mi è piaciuto anche a me. Se lo merita. Tra l'altro poi vedremo anche quell'episodio Nobile Polidori che ha caratterizzato la partita, che ha fatto arrabbiare moltissimo la Lucchese, e in sala stampa sia Nanu Galderisi che il presidente Bacci hanno insomma puntato il dito contro il direttore di gara per quel rigore concesso che ha riaperto la partita. Ci fermiamo per il primo break, a tra poco con Block Notes. Ci credo. Di nuovo in diretta con Block Notes, seconda parte di questa prima puntata. Torniamo allo stadio Porta Elisa di Lucca, andiamo a sentire quello che hanno dichiarato a fine partita i due allenatori, Luciani e Moscardelli per l'Arezzo. Sentiamo. Nel primo tempo ha fischiato la squadra con il rombo a centrocampo, un esperimento rimandato? No, non è rimandato assolutamente, è una soluzione che per i giocatori che abbiamo la possiamo fare, ma se non è andata bene è solo esclusivamente demerito mio, colpa mia, i giocatori non hanno nessuna responsabilità, dovevamo avere lo stesso atteggiamento, non è questione di sistema di gioco, se avessimo avuto lo stesso atteggiamento nel secondo tempo, tant'è vero che abbiamo trovato il gol quando ancora eravamo al rombo, non quando siamo passati, ciao Nicola, quando siamo passati col sistema di gioco diverso, lì ho voluto gente fresca che potesse saltare l'avversario nell'uno contro uno, dare un pochettino di più pressione ai nostri avversari, soprattutto agli esterni che mi sembravano in difficoltà nel contenere giocatori di gamba, giocatori di spunto, e così è stato. Beh, senza dubbio quello che dice il mister è legge, se lui ha parlato di determinate cose non sono io qui a dire magari il contrario e devo per forza dargli ragione, perché io faccio ciò che mi dice lui, no? Come un bambino viene educato quando un genitore si è piccolo e gli dice quello che deve fare, io sono così, cerco, vabbè dai, quello che è successo per la partita, diciamo che sono stati due episodi abbastanza negativi verso di noi, perché il tiro di Terrani deviato da Orazio è andato sotto al set, l'altro tiro non so deviato da chi, dal polpaccio mi sembra di De Feudis, sbattuto sul palo è andato a rete, abbiamo cercato di attaccare e alla fine siamo riusciti a pareggiarla, e magari un pizzico di, non fortuna perché non credo nella fortuna, magari un pizzico di tiro più nello specchio della porta, magari avremmo fatto gol il 3-2 e quindi saremmo qui a parlare di una grandissima vittoria. Abbiamo sofferto un pochettino nel secondo tempo perché dovevamo soffrire, ma nel momento in cui io avevo anche cambiato per dare più solidità e probabilmente il tempo per rimettere dentro un attaccante e rischiare anche qualche giocatore che era un po' affaticato, l'ho fatto, ma forse non è andata bene. Come è stato importante per te anche segnare quel rigore, il primo gol stagionale? Sì, ma era importante per la squadra e per il momento della partita, quindi c'era ancora tanto tempo, era importante segnarlo, quindi sono contento che è andata bene, però cioè, ancora non sono soddisfatto, devo cercare di arrivare più volte al tiro e creare più occasioni importanti, quindi lavorerò per questo. Allora, abbiamo sentito le interviste al Porta Elisa, comincerei da Massimo, ti voglio far partire da Sottili, ha detto è colpa mia, il primo tempo, responsabilità mia, non c'entra il modulo 4-3-1-2, c'entra invece l'approccio che questa squadra, come dicevamo prima con Massimiliano, spesso sbaglia, però insomma si è preso le responsabilità. Ti convince o c'è anche una questione tattica secondo te alla base di quel primo tempo? Domanda abbastanza difficile alla quale... No,
In effetti lo schieramento iniziale non mi ha proprio convinto del tutto, però si ritorna sempre lì, manca la controprova e quindi si discute del niente. Io credo che, riprendendo una frase che ha detto prima Massimiliano qui accanto a me, che il problema è che questa squadra ancora, cioè, è nuova, cioè ancora deve trovare. Sì, l'Arezzo deve venire fuori. Cioè, l'Arezzo dà veramente una netta impressione di avere dei margini di miglioramento clamorosi. Questa è la mia impressione. Io non esagero, veramente questa è una delle più belle squadre che mi ricordo negli ultimi 10 anni. Sì, non voglio esagerare, guarda, mi ricorda molto, ti dico, mi ricorda molto l'Arezzo di Serse Cosmi con Bazzani. Anche quello mi ricorda 4, 2, molto quell'Arezzo lì, guarda. Trinino e Tarana, Antonioli, sì, dietro Bazzani. Sì. C'è sicuramente qualche so punto se Scioffini di è d'accordo. Ma... Sì, un po' la ricorda, perché anche quella era una squadra d'attacco che faceva divertire. Sì. È un paragone che mi trova abbastanza consenso. Anche come modulo più o meno siamo lì. A Max voglio chiedere invece sull'episodio arbitrale che abbiamo citato prima, che ha fatto arrabbiare la Lucchese, no? Il presidente si è lamentato moltissimo negli spogliatoi, non so se hai avuto modo di rivederlo poi in TV, il fallo da rigore di Nobile, il tuo collega, su Polidori. Insomma, rigore, non è rigore, che dici? Io delle cose così non mi piace parlare, perché se parla, dico pure che il calcio d'angolo loro sul gol non c'era, massimo c'era fallo di De Feudis, ma non c'era perché nessuno aveva toccato la palla. Però non è che stiamo là ogni volta a dire... È giusto per fare un po' di cronaca, dai. Dimmi se ti fischiano un rigore contro in quel modo, se ti arrabbi oppure no. Me l'hanno dato contro, però dato una volta tanto che quando l'arbitro fischia, lui dice a Bosco. Sì, è su quello, è una sentenza. È finito, poi non ti danno neanche la possibilità di replicare, quindi punto. Esordio con Lecce, se non sbaglio, no? Esordio con Lecce, dopo. Esordio in Serie A con Lecce. In Serie A con il Lecce ne parleremo. Questo è l'episodio incriminato che ha fatto arrabbiare la Lucchese, anche Galderisi. Sì. Te, Giorgio, che idea ti sei fatto? Te hai detto che Polidori è stato furbo. No, Polidori ha cercato di non prenderlo il rigore, perché ha fatto un salto invece di andare addosso al portiere, sì, e sarebbe stato su rigore. Su questo ho qualche dubbio, Giorgio, secondo me. Lì è stato... Ha saltato. Guarda, cioè, bastava che l'andasse addosso al portiere, era rigore netto. Tutti avrebbero detto che era rigore netto, perché Polidori ha preso la palla e andava a impattare il portiere. Cioè, cosa avesse secondo fatto? Lui ha saltato, cioè, sperando comunque invece nel lui contatto, l'ha no? saltato, proprio l'ha saltato. Diciamo, sì, magari la verità, cioè, il rigore è abbastanza generoso. Però non concordo assolutamente né con Galderisi né con il presidente della Lucchese, perché hanno visto un'altra partita, perché l'Arezzo ha strameritato il pareggio e continuo a ripetere: se entra il palo di Polidori, l'Arezzo porta a casa 3 punti. Quindi di cosa si parla? Cioè, miracolo su Polidori, palo, occasioni. Cioè, questo loro è il palo, tempo questo è il palo che dice, ma, che no, dice Massimo, di un Polidori in grandissima forma. Invece, mentre invito mister Battistini ad andare al suo angolo della tattica, perché poi vi faremo vedere la partita spiegata in maniera più approfondita. Max, voglio chiederti come sta Moscardelli, che tu conosci molto bene, no? Giocatore con cui hai condiviso lo spogliatoio anche l'anno scorso. Insomma, ci sta mettendo grandissimo impegno, no? E gli manca forse il guizzo ancora. Arriverà? Che ne pensi? Io stravedo per Moscardelli, prima come professionista, perché vedere Davide allenarsi a 36 anni, perché è un po' più grande di me, è uno spettacolo, delle volte, lo devi fermare perché lui ancora si diverte, entra in campo e calcia la palla per prendere la traversa, per fare quota a centrocampo, quindi secondo me ci darà una grossa mano. Io sono contento di Davide, anche se ha fatto solo un gol, ma... Un gol sul rigore. Mi dici poi l'anno scorso, noti delle diversità rispetto al tipo di gioco che faceva Lecce da questo punto di vista? No? Qualcuno pensa, ma forse fa un po' troppo movimento, dovrebbe giocare più dentro l'area di rigore e far muovere Polidori, che è più giovane, è un'altra freschezza, oppure è il suo stile di gioco, insomma, come no, sembra. Ma Davide, non guardate solo i tiri in porta che fa, guardate il movimento che fa, perché poi tante volte c'è sempre due giocatori dietro che lo marcano per fare spazio anche a Polidori. Secondo me Polidori di questa cosa ne deve sfruttare.
La sta sfruttando bene. La sta sfruttando, è davvero forse uno dei giocatori più in forma, no? In questo. Sì, sì, deve continuare. Io gli rompo parecchio le scatole perché. Sì. Cosa gli dice a Polidori, dai? Che c'ha la pancia piena. Di già, no? Però lo saluto perché è un bravo ragazzo, uno che si impegna. Ma oltre a lui abbiamo tanti altri ragazzi. Qualcuno ancora ha giocato poco, qualcuno per niente. Però questa squadra si allena molto bene. Questo è importante. Un grande applauso secondo me l'ha fatto il direttore, perché non è facile trovare una squadra, anche se dovrebbe essere normale, però c'è un mister qui e non serve trovare le squadre che si allenano in una certa maniera. Assolutamente. E secondo me, se tutto va come deve andare, ci divertiamo. Non vinciamo perché è difficile sempre vincere. Ma ci divertiamo. Questo sarebbe importante. Sono parole da leader dello spogliatoio. A proposito di una domanda un po' più vecchietto. Che ti fa, da vecchietto e da leader, dai, sono due cose che vanno di pari passo. Poi una domanda che ti farò nelle faccia a faccia. Allora, mister Battistini all'angolo della tattica, perché ci sono alcune situazioni, no, che possiamo spiegare riguardo alla partita di ieri, mister. Partiamo dall'immagine, situazione particolare, la Lucchese veniva dalle critiche del presidente Bacci, la partenza all'inizio lo fa sempre mister Calderisi, ma si è visto anche molto approfonditamente dopo i gol, sia il primo in cui non è segnato che il secondo in cui Bruccini va a abbracciare tutta la panchina e il mister ovviamente. In modulo iniziale, l'Arezzo parte con grande richiesta il centrocampo a 3, con una difesa a 4, col trequartista e con due punte. Si pone la Lucchese, che si sapeva con un modulo a 3 in difesa, un rombo a centrocampo molto particolare perché faceva molta densità in fase di possesso dell'Arezzo, lo vediamo bene in questa maniera. In fase invece di possesso a Lucchese questo rombo si estendeva, si allargava con i due esterni, il numero 4 Florio e Nolè, che si allargavano sulla linea laterale e causava delle difficoltà grosse, che abbiamo visto come era steso. Vediamo l'impostazione come l'ha preparata molto bene mister Calderisi, perché faceva abbassare le punte in tre quarti campo. Dopodiché cominciava la pressione sul portatore, lasciavano liberi i due centrali di giocare, ovviamente, e piuttosto soffocavano un po', che facevano grossa fatica ovviamente a trovare la verticale, e marcavano con Bruccini su De Feudis e con Mingazzini su Erpen, quindi andavano a chiudere le fonti di gioco più qualitative dell'Arezzo, che era costretto molte volte a calciare lunga la palla sulle punte, che facevano fatica sui tre difensori centrali loro, molto forti fisicamente. Vediamo qui molto chiara la situazione nelle tre punte con il loro trequartista, finto trequartista Bruccini, che andava in pressione su De Feudis, si vede molto chiaramente in questa situazione. Sono le difficoltà che ha avuto l'Arezzo proprio nell'avvio di gara. Potremmo andare, se sei d'accordo, mister? Sì, guarda, qui c'è una pressione su Erpen che si vede molto chiaramente con Mingazzini che parte. Qui c'è una riconquista, questo è molto emblematico, questa situazione. Bene in pressione Bruccini, bene in pressione De Feo, riconquista forte Mingazzini su Erpen e ripartenza. Questa è una situazione che si è punizione guadagnata da Mingazzini. Riproposta. Potremmo andare anche a vedere le giocate di Forte, che è stato il centravanti, il punto di riferimento offensivo della Lucchese, che ha messo in difficoltà i due centrali della rete. Sicuramente dal punto di vista fisico questo ragazzo del 93 è molto importante, ha preso molti palloni di testa e un pochino, diciamo, per caratteristiche del modulo, soprattutto quando la squadra è in avanti, era contenuto soltanto a due difensori centrali. Questo ha causato anche la ripartenza del secondo gol, dove ha vinto un duello individuale con Eccola qui. Un duello individuale con Muscat, andando via in fascia. Dopo sono successe un po' di situazioni, però diciamo che questo ragazzo nel primo tempo e fin tanto la Lucchese riuscì a mantenere quel ritmo, ha messo in difficoltà l'Arezzo. Ecco, possiamo andare a vedere apposta i gol subiti. Allora, l'Arezzo, fermi un attimino, era preparato a questa situazione, perché altrimenti non andava a 3 contro 3, quindi vuol dire che questo schema l'avete visto, Massimo, credo, no? Sicuramente, quindi eravate preparati. Quello che un pochino è mancato, se andiamo avanti con le immagini, a mio parere è stato il lavoro di De Feudis sull'inserimento del centrocampista, che non è stato marcato. Se non si marca in quella situazione si va in copertura e il cross in questo caso del loro esterno, di Terrani, non sarebbe partito. Dalle immagini non si nota deviazione, ma sentire da Massimo c'è stata una deviazione molto rassicurante per noi. Ecco, questa è la posizione in cui De Feudis non dà né copertura per il cross né copertura per un eventuale dribbling. Infatti lo spazio a destra è libero e il cross può andare in mezzo all'area. Questo invece è il secondo gol, che penso sia una situazione un po' più grave, perché qui manca una copertura di Sirri, che lascia in uno contro uno l'avversario. Tra l'altro la postura non è per niente buona in questo contesto. Il ragazzo viene via, non viene contratto in questo momento, si ricompone. Qui forte manca una bella cosa, sì, devo dire. Si ricompone il reparto con una bella discesa di Luciani a prendere il loro interno di centrocampo che si è inserito.
Adesso c'è un giro palla e qui c'è una lettura a mio parere sbagliata da parte di Corradi, che valuta un anticipo facile da parte di Sabatino e non sta in questa posizione, che sarebbe quella che consentirebbe la copertura su Bruccini, che va a inserirsi. In questo contesto De Feudis si fa bruciare un pochino e succede però un altro piccolo incidente, con la palla che va a battere sul polpaccio e allarga la traiettoria rispetto a quella che doveva essere, e lì c'è il palo gol. Allora io questo... Qui siamo già al secondo tempo. E mi fermi un attimino, perché dal punto di vista tattico ancora non era cambiato niente. L'Arezzo era ancora 4-3-1-2, però qui c'è una gran giocata di due attaccanti, con Moscardelli che fa una bellissima giocata in verticale e Polidori che a mio parere approfitta di un'ingenuità del portiere, perché se accompagna il giocatore esternamente senza buttarsi probabilmente il rigore Benassi neanche si vede. Preso per rigore conto, penso di no. Questa azione emblematica a descrivere il secondo tempo, le difficoltà che ancora l'Arezzo stava trovando, perché finché l'Arezzo... È bello che dopo questa azione ci sia effettivamente il cambio dei giocatori, che a mio parere ha dato la svolta alla partita. L'Arezzo, come vedete, tutti gli spazi sono coperti, a Lucchese ancora riesce a coprire molto bene e a non consentire all'Arezzo di andare né in profondità né in ampiezza, perché quindi in questo momento 4-3-1-2 l'Arezzo. 4-3-1-2 l'Arezzo e 4-3-3 rombo 3 la Lucchese. Ecco, in questo contesto c'è il cambio, doppio cambio importantissimo fatto da mister Sottili. Poi entrano Yangai, Arcidiacono e cambia tutto. Dobbiamo fermarci, mister, perché abbiamo 30 secondi. Magari proseguiamo dopo, perché vediamo anche come cambia il tipo di gioco dell'Arezzo, questi spazi liberi che si aprono, gli esterni che vengono praticamente dominati dai giocatori dell'Arezzo fino a quando non arriva poi il gol. Ecco, lo vediamo, dai, così. Sì, il gol è il terzo cross consecutivo e fa Luciani a questo punto, e sinceramente Polidori resta in una forma, una condizione di forma fantastica, e ci auguriamo, come dice Massimo, che la pancia sia ancora bella vuota per fare tanti bei gol per Arezzo. Poi magari il resto lo vediamo dopo, compresa qualche giocata di Max Benassi. Grazie mister, perché è stata molto esplicativa questa tua spiegazione. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario, poi torniamo, andiamo a commentare questo e parliamo anche di altro, perché abbiamo un'intervista con l'assessore allo sport Lucia Tanti, che ci dà anche delle novità riguardo campi di allenamento e logistica, un tema sempre molto caldo. A tra poco. Terza parte di Block Notes, di nuovo in diretta dagli studi di Teletruria. Max, abbiamo visto anche, insomma, un'analisi tattica che è stata, secondo me, interessante, no? Perché poi ci sono dei dettagli che non sempre vengono colti, anche per ovvi motivi. Però, per esempio, Bruccini su De Feudis ha creato dei problemi in fase di impostazione di gioco, e lì l'Arezzo è andato un po' in difficoltà, no? Se vogliamo spiegare quella sofferenza del primo tempo, che poi non si è tradotta in grandi occasioni da parte della Lucchese, però in quella sensazione di fastidio che dava la squadra di casa con le ripartenze quando rubava palla. Ma loro in fase di non possesso, almeno il primo tempo, non so il merito loro o il demerito nostro nell'impostare, però si sono comportati bene. Poi delle volte è molto più facile quando interrompere un'azione che costruirla, però ci hanno messo in difficoltà. Questo è vero. E poi, secondo me, aiutati anche dal doppio vantaggio, quindi giocavano un pochettino più spensierati. Invece la forza nostra è venuta nel momento che abbiamo fatto il 2-1, e allora là loro si sono un pochettino indietreggiato. Lì è completamente cambiata la partita. Sì. L'Arezzo è il miglior attacco del campionato, Massimo, 11 gol segnati, più di tutti, però ci sono 8 gol subiti che pesano un po', insomma, come fare per pareggiarla questa bilancia? E alla fine poi va bene così, perché la gente, ce ne sono molti di tifosi che dicono: vabbè, quest'anno comunque è divertente vedere le partite, cioè, prendiamo qualche gol, magari Massimiliano non è molto contento, però sono belle partite. Insomma, tu sì, ho discusso oggi pomeriggio a quale partito sei su iscritto? Facebook con alcuni pochi tifosi che si lamentavano del fatto che prendiamo troppi gol, e alcuni di questi poi alla mia esplicita domanda hanno risposto: no, io la partita non l'ho vista. Quindi l'ho invitati a andare a fare una girata a Poti, insomma, invece di dire bischerate su. E io, va bene, sì, è chiaro, c'è questa teoria che se si prendono tanti gol, poi difficilmente le squadre che prendono tanti gol, che incassano molto, che subiscono, non vincono i campionati. Però
Non sempre così, insomma, questa non è una teoria poi esatta. Poi Cioffini ha una. Giorgio, per il calcio, per il calcio d'attacco. No, ma io, infatti, io sono lo Zemaniano, sì, che figuriamoci, sono un grandissimo ammiratore del Boemo. E anche se c'è chi dice che non ha vinto niente, poi non è assolutamente vero. Quindi, ha vinto in determinati contesti, no? Poi è vero, ha vinto, è vero che il calcio di Zeman poi si deve inserire. Però, Andrea, io vorrei dopo andare alla lavagna e illustrare un attimo la situazione drammatica. Sì, sono microfonato. Ecco, la situazione drammatica dello speaker dello stadio di Lucca di ieri. Perché veramente. E qui solo chi c'era può. No, gli hanno tolto il microfono perché a un certo punto continuava a parlare nonostante non ci fosse più nessuno nello stadio. Sai, lui stava battendo il pezzo e questo l'Arezzo sta uscendo dal campo. Ecco, vediamo l'ultimo giocatore che abbandona il campo. Moscardelli. Stava facendo il commento live ed è davvero un modo bizzarro di affrontare dopo lo speakeraggio. Si è sentito un rumoraccio perché gli hanno tolto il microfono da sotto il naso. Però. È vero. Un dettaglio, comunque ci ha fatto divertire. Dettaglio di così, quasi quanto la rimonta della squadra. Un dettaglio di colore per la trasferta del Porta Elisa. Allora, voglio introdurre quest'altro argomento, un argomento per il quale è molto sensibile Giorgio Cioffini, perché riguarda i rapporti tra Arezzo e Comune, campi di allenamento, logistica, lo stadio. E allora sentiamo l'intervista che ha realizzato Andrea Lorentini, che tutte le settimane sceglierà un tema caldo da approfondire. Questa settimana ha scelto per l'appunto questo che vi ho citato. E allora l'intervista con l'assessore Tanti e poi ne parliamo in studio. L'accordo era stato raggiunto ormai da tempo, mancava solo la firma, che è arrivata questo pomeriggio quando Mauro Ferretti è salito a Palazzo Cavallo ed ha messo nero su bianco alla concessione che garantirà all'Arezzo la gestione dello stadio in autonomia fino al 2022. Non è un impianto di proprietà, però può diventare una risorsa economica, un passepartout per eventuali investitori. Soddisfatto per l'accordo raggiunto l'assessore Tanti. Lo stadio diventa della società che lo gestisce in termini concessori, quindi oneri e onori, ma soprattutto la possibilità di poterlo mettere a frutto al massimo possibile. Per esempio, lì una delle prime cose che sarà fatto, mi diceva Andrea Riccioli, sarà proprio il museo dell'Arezzo, insieme a una serie di attività anche imprenditoriali compatibili con l'immobile e con il tema, che renderanno quello stadio finalmente uno stadio all'altezza di questa città e di questa Arezzo. Chiusa una partita, ne restano però altre aperte, a cominciare dalla necessità ancora in sospeso di trovare una soluzione definitiva per i campi d'allenamento. Ad oggi l'Arezzo si divide tra il centro sportivo Arezium alla Nave e lo stadio comunale, una soluzione di ripiego in attesa che gli impianti di Pratattico e le Caselle tornino in possesso del comune. Lo sblocco sembrava imminente, ed invece restano ancora alcuni ostacoli da superare, come conferma l'assessore. Ci sono qualche problematica legata alla presenza di alcuni abusi, che non impediscono l'utilizzo della struttura, ma che devono essere perimetrati da parte dell'amministrazione comunale. Per una soluzione definitiva, nei mesi scorsi l'amministrazione ha proposto all'Arezzo uno spazio a Sant'Andrea Pigli da trasformare in pertinenza dello stadio e dove poter realizzare le strutture necessarie. Non è un pannicello caldo, ma richiede un progetto da parte della condivisione dell'amministrazione per l'adeguamento di una sorta di cittadella sportiva che sia di supporto alla squadra, alla prima squadra. Sulla questione campi di allenamento e strutture ha alzato la voce anche Orgoglio Amaranto, che con una nota ha accusato il comune di inerzia e ostruzionismo. Tanti replica così. I tifosi fanno i tifosi e gli amministratori fanno gli amministratori. Noi in genere siamo abituati, insieme al sindaco Ghinelli, a rispondere con risposte vere. Se ci vuole un più di tempo, non siamo persone agitate. Noi oggi, questo credo che sia un elemento che è un orgoglio aretino, e credo anche un orgoglio amaranto, che oggi intanto la società ha lo stadio nella sua piena disponibilità. Quella con i funghini per l'antistadio la possiamo considerare una partita ormai chiusa? Non è un problema mio, i funghini sono un soggetto privato, l'Arezzo Calcio è in quella fase di trattativa un soggetto privato, il mio problema invece è quello di trovare nella città di Arezzo un'adeguata collocazione per gli allenamenti della prima squadra.
Allora, abbiamo sentito anche l'assessore Tanti intervistata da Andrea Lorentini con le riprese di Marcello Vardi. Allora, in realtà la firma sul documento che poi ufficializzerà la concessione dello stadio all'Arezzo arriverà prossima settimana. Giovedì la delibera già approvata dalla commissione competente va in consiglio comunale, l'iter è praticamente arrivato a conclusione, è la delibera che poi autorizzerà l'Arezzo a sfruttare i locali dello stadio anche per fini commerciali. Le associazioni che in questo momento sono ospitate all'interno dello stadio potrebbero essere accorpate, occupare degli spazi più ridotti e, previo pagamento di un affitto, rimanere in quei locali, e qui ci sarebbe, a quanto sappiamo, anche insomma, l'ok dell'Arezzo. Voglio sentire da Giorgio insomma, come commenta questi sviluppi, non tanto sullo stadio, perché questa è una cosa che già sapevamo, ma per quanto riguarda i campi di allenamento, che mi sembrano un problema un po' più stringente. L'assessore ha detto alle strutture del Chimera ci sono stati degli abusi che stanno un po' rallentando l'iter per l'assegnazione all'Arezzo, ma in generale insomma, che commento possiamo fare a oggi di questa carenza di campi per la prima squadra? Beh, tu l'hai chiamati sviluppi, a me non mi sembra che dalle parole dell'assessore ci siano degli sviluppi. Per la concessione dello stadio sì, credo che siamo arrivati praticamente alla fine. No, ma tu avevi parlato di altre cose. La concessione dello stadio è un aspetto diverso, su cui io però mi riservo di capire se sia l'Arezzo o il Comune che ha fatto un affare, perché fare dei lavori di manutenzione straordinaria, io non so a chi spetteranno, in quello stadio costa tanti soldi. Però ha insistito per avere lo stadio in concessione. E quindi ovviamente avrà un progetto di utilizzo che sarà anche redditizio, però io le mie perplessità le manifesto perché so quanto costa anche mantenere una struttura così, soprattutto se ci devi intervenire. Ora io non conosco gli aspetti della convenzione e quindi non posso dire a chi spetterebbero determinati lavori di miglioria, eccetera, quindi non entro nel merito assolutamente. Per quanto riguarda invece le caselle, io credo che sarebbe una soluzione ottimale per l'Arezzo e per la città, io dico anche, perché ovviamente è interesse anche dell'amministrazione comunale far sì che il calcio, che è una dimensione importante a tutti i livelli, possa crescere in questa città e avere un punto di riferimento per una società come l'Arezzo importante, dove far crescere i giovani, dove lavorare, che poi alla fine diventa anche tua perché te la danno in concessione per tanti anni se ci fai delle migliorie, sia un punto di riferimento necessario a rassicurare anche diciamo, il futuro ad una società. Assolutamente sì. Tra l'altro ricordo soltanto a titolo di cronaca che l'Arezzo aveva partecipato anche al bando per la gestione del campo Bruno Nespoli, Villaggio Dante, che poi era andato alla Petrarca e alla Tuscar. L'Arezzo ha fatto il ricorso al TAR, Sulla questione dei campi voglio sentire, non so se prima Battistini, prima Massimo Gianni, prima il mister, poi vengo da te. Poi lascio giustamente lo spazio a Gianni. E il discorso del campo in concessione, come diceva Giorgio, sarebbe fondamentale per fare quello che non si fa, credo, da tantissimo tempo ad Arezzo, la scuola calcio dell'Arezzo Calcio, che possa essere un riferimento per un percorso quantomeno ipotizzato continuo dai settori giovani della prima squadra. Arezzo come società... Mister, se la scuola calcio dell'Arezzo però non diventerebbe una sorta di, non voglio dire di guanto di sfida alle altre società che fanno scuola calcio in città, no? Io credo che invece sia mancato. I rapporti che già non sono poi. Ma questo io credo sia mancato invece per la crescita, perché se guardiamo sempre i numeri dicono che giocatori aretini, ne abbiamo parlato tante volte in Serie A, in Serie B, in Serie C, sono molto carenti e qualcosa probabilmente sta mancando anche a livello formativo. Per me è mancata anche una società di riferimento nel vicinato. Quindi tutte le società diciamo che fanno scuola calcio hanno più optato a fare guerra fra di loro piuttosto che crescita dei ragazzi. E la presenza invece di un soggetto forte che abbia dei campi a disposizione anche dove poter fare certe cose, per me aiuterebbe invece a far crescere il calcio elitario. Io mi sono un po' disilluso. Io poi per esempio, io sono uno dei tanti che giocava nel San Domenico da ragazzino, e il San Domenico mandava i suoi giovani all'Arezzo Calcio perché c'era questo legame consolidato. Ha un valenza anche sociale, perché per un giovane, per un ragazzino giovanissimo, per questo dico dovrebbe interessare anche al Comune, perché mandare un ragazzino giovanissimo a Firenze
Firenze, a Torino, insomma è al giro per l'Italia, a Perugia, a parte tutto, insomma significa secondo me cioè, togliergli le radici, insomma, metterlo in condizioni difficili. Anche la famiglia e i ragazzi che scelgono di andare sì, nei grandi ma club, no? Quello anche andrebbe represso, perché anche questi sogni diciamo precoci secondo me fanno del male ai ragazzi. Comunque avere un punto di riferimento ad Arezzo sarebbe un fatto di rilevanza sociale anche importante, ecco perché dico che anche al comune deve interessare fare un centro sportivo dell'Arezzo qui ad Arezzo importante. Massimo, volevi intervenire anche sulla io sui tifosi, sul Goglio Amaranto. Gio Soffini, per quanto riguarda le perplessità che l'Arezzo abbia fatto un affare per questa concessione, fra l'altro limitatissima, io cito sempre l'esempio della squadra più importante d'Italia, che è la Juventus, che prese uno stadio che era una catapecchia e il comune gliel'ha praticamente dato quasi gratuitamente per 99 anni e ci hanno costruito, cioè hanno raso al suolo questo stadio e ci hanno costruito finalmente uno stadio all'altezza, che fa la differenza. È successo anche a Udine adesso. Che fa la differenza, solo perché la Juventus è forte, indubbiamente. Però questo forse era l'aspetto meno importante, perché io dico che siamo a fine settembre, sono due anni che si sta girando intorno a questo problema, l'Arezzo non ha un campo dove allenarsi, questa è una cosa vergognosa. Allora, siccome Lucia Tanti ha detto che i tifosi facciano i tifosi, no, noi facciamo tifosi, io mi metto dalla parte dei tifosi, loro fanno gli amministratori. Vi ricordo che in campagna elettorale nel 2015, quando il signor Alessandro Ghinelli, ora sindaco d'Arezzo, si presentò in conferenza stampa e c'era Paolo Bertini accanto, disse e promise che la situazione dei campini sarebbe stata risolta. Non è stato risolto niente e oggi ci sentiamo dire dalla signora, dall'assessore allo sport Lucia Tanti, che noi dobbiamo fare i tifosi. Ecco, allora loro pensino a fare gli amministratori, noi facciamo i tifosi, ma loro devono fare gli amministratori, e quando si promette una cosa bisogna mantenerla. Questa è una cosa che mi manda fuori dai gangheri, perché è una cosa vergognosa che una squadra professionistica non abbia un campo in cui svolgere il proprio lavoro settimanale. Allora, aggiungo per completezza che in effetti poi i proprietari dei campini, diciamo che ci hanno anche messo del loro, no? Nel senso, si trova una situazione di alternativa. Per rendere più complicata la cosa. Situazione alternativa oggi non è stata trovata. Voglio sentire da Max, perché la prima squadra si allena alla Nave, no? Che è un campo che l'Arezzo ha in concessione per altri 4 anni, se non ricordo male, con il comune di Castiglione Fiorentino. Le giovanili si allenano un po' sono divise un po' qua e un po' là a macchia di leopardo. Insomma, per voi questa che soluzione è, Max? C'è un po' di disagio oppure no? Ma secondo me, parto un pochettino da dietro, per me una società professionista è impossibile che non abbia un centro sportivo, ma non parlo dell'Arezzo attuale, Arezzo c'ha una storia calcistica, quindi per me... Perché in passato non ci ha pensato nessuno, dici? Questo è un problema, il problema pure è i bambini, non c'hanno una scuola calcio, secondo me questo è un problema. Giustamente anche la società, se non c'ha i campi per una squadra, diventa dura gestire anche il settore giovanile. Quello che diceva il mister è giusto, ad Arezzo pochi giocatori sono nei professionisti, quindi parlo di Lega Pro C e B e A. Questo è un dato di fatto. Oggettivo. Perché certo. allenare i bambini per me è la cosa più difficile che c'è. È un conto allenarli gente preparata, è un conto allenarli gente normale. Quindi, e poi giustamente i bambini, io lo ripeto sempre, si devono divertire. È normale, però farli divertire con gente professionale già diventa, secondo me, per il territorio una cosa molto importante. Di questo argomento potremmo parlarne all'infinito, anche perché è giusto ricordare, no, che poi l'Arezzo, giudicando esoso il contratto di affitto per i campini dell'antistadio, rinunciò qualche mese fa all'utilizzo dei campini. Il signor Alessandro Ghinelli faceva riferimento ai campini. Ai campini dello stadio, che sarebbe stata trovata una soluzione per quanto riguarda, io non ho la memoria corta, poi chiedo aiuto anche a Giorgio Soffini, però insomma, però dal fatto che in quella conferenza stampa fu detto se sarà trovata una soluzione, è passato un anno e mezzo, sta soluzione non è stata trovata. Dico, si promette, poi tutte le cose vanno in cavalleria. A me non mi sembra un atteggiamento corretto. Stop. Allora, speriamo che qualche cosa succeda. Per giovedì, vi ricordo comunque, la delibera per la concessione dello stadio verrà approvata dal Consiglio Comunale. Ci fermiamo, ultimo break, poi ho qualche domanda da fare a Max Benassi, a tra poco.
La discussione sulla logistica ha accalorato gli ospiti in pubblicità molto più del pareggio di Lucca. Allora, vado all'ultimo spazio di Block Notice, che vorrei cominciare con qualche domanda per Max Benassi, un appuntamento che proporremo tutte le settimane, insomma, con qualche domanda mirata per l'ospite di turno. Voglio cominciare chiedendoti, in genere si dice mai tornare dove si è stati felici, quindi ti dico, perché sei tornato ad Arezzo, Max? Perché adesso già ci vivo, ci sto bene, il progetto è serio, società seria, e sono tornato per questo. Siccome non sono gli ultimi cartucci che ho da sparare, ancora voglio giocare per tanti anni, quindi per me Arezzo non è un punto d'arrivo, bensì è di partenza. Ah, bella risposta questa. Mi dici se col senno di poi fu un errore smantellare il gruppo cosiddetto dei maiali assatanati, o davvero c'era il rischio di andare incontro a un fallimento tecnico, come diceva mister Capuano all'epoca? Secondo me è stato un errore a parlare sempre dopo, perché io vedevo le qualità di quella squadra morale. Erano veramente dei maiali, perché eravamo dei pazzi. Dei pazzi in senso buono, immagino. Dei pazzi in senso buono, assolutamente. Che rapporto ci hai avuto con Eziolino Capuano? Perché ci sono stati dei momenti in cui sembrava che vi punzecchiasti a vicenda, altri in cui invece lui, per esempio, ha speso parole bellissime su di te, no? Soprattutto quando venne fuori di nuovo il tema del calcio scommesse. Insomma, è stato amore e odio. Qui ti vediamo, abbiamo visto una foto a Bolzano prima di giocare quella partita alle 11 di mattina. Ma come in tutti i migliori rapporti, penso sarebbe un problema che se tutti i giorni andassero d'accordo le persone, no? Altrimenti... siamo tutti e due che vogliamo vincere. Io lo so che in campo pretendo tantissimo da me. Sono il mio primo che si critica, il secondo è mio figlio, perché mio figlio mi critica, è il primo che mi critica, però è normale. Io se devo dire una cosa la dico, delle volte dico qualche cavolata, però sempre per il bene, sempre per il bene, che penso che sia, insomma, bene. Un rapporto ruvido ma di sostanza, però. Però era un rapporto, delle volte sono dei rapporti finti che non mi piacciono. Tra un mese e mezzo compi 35 anni. Sì. Quanto vuoi giocare ancora e soprattutto hai già pensato a cosa fare dopo? Io intanto voglio giocare per tanti anni. Non lo so, 5, 6, 7. Il problema adesso è che diventa... Per un portiere non è impossibile questa, sì, cosa, però, per quelli come Battistini è un po' di più. Come il mister, non so se mi può dire, quando arrivi a una certa età puoi diventare un problema, come Totti alla Roma, quindi è quello il problema. Una compagna ingombrante come Ilari oppure no? C'è mia moglie molto, molto semplice. Molto discreta, sì, sì, da molto, quel punto di vista assolutamente, sei sì, assolutamente. Quanto ti mancano San Siro, l'Olimpico, lo Stadium a Torino, il San Paolo? Cioè, quanto ti manca la Serie A, Max, che hai toccato con mano fino a poco tempo fa? Ma la Serie A ti manca perché era il sogno di un bambino, il sogno che, grazie a Dio, almeno un giorno posso dire che l'ho raggiunto. Peccato che è durato poco per varie vicissitudini. Delle volte nella vita può succedere delle cose che tu non penseresti mai. È successo, però andiamo avanti. È un bel ricordo, perché non si può dire diversamente, però quando giochi a calcio, poi appena fischia l'arbitro, San Siro può diventare lo stadio d'Arezzo e viceversa. È vero che De Feudis e Moscardelli li hai consigliati tu quest'estate? Io, ma penso, come giocatori, il direttore Gemmi penso li conosceva tutti. E io non lo so, io sulle questioni morali ci credo tanto, e loro sono due professionisti. Due professionali. Tu stai parlando un po' da leader del gruppo, te l'ho detto anche prima, no? Ti senti addosso questa responsabilità per motivi anagrafici, per motivi di esperienza, per motivi di curriculum, insomma, un po' la guida dello spogliatoio quest'anno? Ma io, sotto l'aspetto della figura del leader, la penso diversamente. Per me tutti devono essere leader, perché tante volte il leader pensa che è più bravo dell'altro. Invece io forse a 35 anni sono più esperto, ma più esperto, io dico che l'esperienza vuol dire i tanti errori che hai fatto, è quello che ti permette di farne un pochettino di meno quando sei diventi più grande degli altri che hanno 20 anni. Qui voglio una risposta secca. Ti dicono oggi, allora, l'Arezzo arriva terzo in campionato, ci metti la firma oppure te la giochi? No, è un bel risultato, però scusa un attimo, ce la giochiamo. Non si sa mai, Leicester l'anno scorso ha vinto il campionato. Ma noi non vogliamo vincere, non vogliamo fare bene.
però insomma dai, questa risposta un po' tradisce, che pensierino ce lo fai. Sottili ha detto la classifica si guarda il 30 dicembre, si può guardare anche un po' prima forse. No, noi non ci nascondiamo, ci abbiamo una buona squadra, allestita molto bene, allenata bene, però a dire che vinciamo ce ne passa tanto. Bisogna lavorare tanto. Una domanda tecnica, quello che si dice, no? Prima abbiamo citato i luoghi comuni, allora di te si dice Benassi fortissimo tra i pali, un po' meno nelle uscite, è vero? Ti fa incavolare questa cosa? No. È normale che nell'arco di una carriera ci può stare che fai degli errori sulle uscite o sulle parate, quindi tanti mi dicono dell'altezza, e io da portiere dico i palloni sono più veloci e quindi devi essere più rapido. Un portiere di 1,95 m è un pochettino più lento, poi c'è il fenomeno Donnarumma, quindi là fanno parte di altre cose. Però le critiche fanno parte del nostro lavoro. Però dimmelo, dai, un tuo pregio e un tuo difetto, a questo punto mi hai solleticato. In porta, non in porta? Fuori dal campo. Cosa ti dice Tosti, insomma, dov'è che sei bravo e dov'è che invece devi lavorare ancora alla tua età? Ma alla mia età bisogna lavorare sempre. Sempre, ma non è c'è un aspetto, perché delle volte ci stai in una partita, fai una parata sotto l'incrocio bellissima, l'altra volta fai un'uscita a vuoto o viceversa. Secondo me, non lo so, non te lo so dire. Dimmi se sei soddisfatto di questo tuo avvio di stagione. Sì, una via di mezzo. Io non sono mai soddisfatto, quindi dico no. Si può posso fare meglio. Molto meglio e sicuramente lo farò. Calma. Grande, ma siamo solo alla sesta giornata. So che hai anche una passione per la mountain bike, no? Sì. Ti vedono spesso in giro in tenuta da ciclista, ma so anche che Herpen, per esempio, anche a Bruscato, mi dicono, vanno più forte di te. Questo non so se è una informazione falsa o se è la verità. Ma qua ti vediamo in gruppo con i tuoi amici di mountain bike. Allora, il fatto che vanno più forti di me bisogna vedere, perché io qua le strade non è che le conosco tante, soprattutto in discesa. Poi ho paura che caschi e mi faccio male. La tua è prudenza. Ma questa è una fotografia molto importante, perché anzi li saluto il capitano, perché i Miccioni di Arezzo, c'è un capitano che si chiama Vladimiro, che lo saluto, ma saluto tutti il resto del gruppo, perché ci sono dei ragazzi che anche se hanno un'età, una cinquantina d'anni, qualcuno un po' di più, qualcuno una sessantina, ma danno il massimo, la bicicletta vanno. A me mi ha aiutato tanto, soprattutto l'anno scorso, quindi le ringrazio, perché con me sono stati sempre precisi e sempre disponibili. 22 maggio 2011, abbiamo visto prima una foto di quella partita, debutti in A, Lecce-Lazio 2-4, vieni espulso, per quella partita vieni deferito nell'inchiesta sul calcio scommesse, vai a processo, ti assolvono in primo grado, ti assolvono in secondo grado, la Procura federale però fa ricorso, chiede di nuovo il deferimento, tra l'altro per associazione a delinquere e frode sportiva. Un anno fa la Corte d'Appello respinge il ricorso e conferma la tua assoluzione. Mi dici, innanzitutto, possiamo dire che è veramente finita, e che cosa ti ha lasciato questa storia kafkiana per molti aspetti? Probabilmente mi ha segnato tanto, queste sono delle ferite secondo me che mai si ricuciono, perché come diventa un lutto, no? Diventa un lutto almeno calcistico, anche se per me è stata una tragedia. È stata una tragedia perché l'esordio in Serie A, avevo portato mio figlio in mezzo al campo, avevo raggiunto quello che volevo, quello che ho sempre sognato. La cosa più brutta è stato essere indagato, che io non, se io quando gioco a carte con mio figlio o gioco a birra pong come l'altra sera, io voglio vincere. Che non so cosa io sia birra pong. Sì, vabbè, con la pallina da ping pong per metterla dentro il bicchiere. Okay. Anche con mio figlio l'altra sera. Io voglio vincere. Io mi alleno quando non c'è allenamento, io faccio una cavolata, sto tutta la sera a pensare. Vedo, e quindi per me è stata una cosa troppo brutta. E l'errore che ho fatto io, perché a me? Poi un giorno parlai con una persona, e delle volte nella vita non ci sono dei perché, no? È come un bambino che ha un tumore e dice perché? E allora da là ho iniziato a vederla in maniera diversa. Ti auguro che sia veramente finita. Ti faccio l'ultima domanda. Da diversi anni ormai vivi ad Arezzo. Mi dici che cosa ti piace di questa città e che cosa invece proprio non sopporti tu da buon frusinate di Trivigliano, giusto? Di Trivigliano, sì.
Allora, io sono, forse delle volte faccio più pubblicità io ad Arezzo che un Arredino, perché per me è inammissibile che una città come Arezzo, il cavallino d'oro di due anni fa. Una città come Arezzo abbia pochi turisti, per me è una delle città più belle in Italia, vedendola da fuori. Adesso che ci abito è impossibile che uno si lamenta di Arezzo, perché si vive bene, era tranquillo, non c'è traffico, grazie a Dio, perché quella è una cosa che odio. E poi mi sono sposato e quindi io adesso ci sto molto bene. Complimenti Max, grazie per questa tua intervista e soprattutto in bocca al lupo, a cominciare ovviamente da domenica prossima. Che partita sarà, Giorgio, con la propria Scienza domenica prossima? Perché è una neopromossa, è una squadra che viene da una vittoria, non sta facendo benissimo, però questo è un campionato molto equilibrato, no? Sei d'accordo? Sì, sì, non c'è dubbio. Tutte le partite sono difficili, su questo non c'è che dire. E poi, come diceva prima Max, i valori si sono sempre più livellati anche fra le serie, figurati dentro uno stesso girone. Quindi bisogna essere davvero sempre concentrati. Però io ho visto un gran bell'Arezzo, come ha detto Sottili, bisogna ripartire dal secondo tempo di Lucca. Quindi domenica ti aspetti 4-4-2 o 4-2-3-1, insomma, non più la mediana 3. Non lo so, certo è difficile non far giocare Moscardelli, è difficile non far giocare Polidori. E è difficilissimo, no? Forse cioè, è da matti non far giocare Rovedore in questo momento. E De Feudis, secondo me, è un giocatore che ci deve dare molto, ancora non ce l'ha potuto dare e non può fare non può fare il mediano, secondo me. Il regista, e quindi devi giocare con un centrocampo a tre, perché secondo me era logica la formazione che aveva fatto domenica, anche perché Corradi secondo me gioca meglio se fa l'interno, insomma. E quindi però all'allenatore, a Sottili piace molto il 4-2-3-1 e sotto certi aspetti è anche un modulo che ti dà più bellezza, cioè più sfogo sulle fasce, più aria. E sì, quindi c'ha due esterni come Yanga e Arcidiavolo che non saranno, diciamo, continui, però hanno delle capacità importantissime. E l'uno può essere come arcidiacono, può giocare negli spazi stretti, l'altro lo puoi sfruttare, secondo me, più in trasferta, dove c'ha campo a disposizione. Vedremo domenica quale formazione sceglierà mister Sottili. Invece voglio chiedere anche a Battistini, insomma, questa laurea in psicologia che mi è arrivata un po' a sorpresa, entri invece ti faccio i complimenti per il master di prima categoria a Coverciano. Hai qualche progetto, qualche chiamata, qualche contatto in questo momento? Qualcosa si sta muovendo, però ancora non decolla. Però c'è l'angolo della tattica. A me, devo dire, ai telespettatori credo vada benissimo così, insomma, però se sarà possibile, molto puoi volentieri, dirci in se quale categoria, mister? Quelle che stiamo frequentando adesso sono la Lega Pro e la quarta serie, quindi in questo contesto stiamo lavorando. Mi dai un voto all'inizio di stagione dell'Arezzo? Molto buono. Molto buono. Cioè più luci che ombre, dici? Sì, sì, sì. Sono tornato allo stadio, ho seguito spesso in questi anni, però ci ho portato anche mio figlio la scorsa domenica in casa e ci siamo divertiti. Quindi questo è un bel segnale. E propone un bel calcio e è una squadra fatta molto bene. Quindi io credo, sono convinto che quello dice Massimo è vero, ci sono dei grossi margini di miglioramento e l'Arezzo li farà. Allora, parole di ottimismo. Massimo, vorrei chiudere anche con te, perché deve ripartire anche Sportello Reclami, no? Che è la tua trasmissione. Volevo prendere spunto dalla presenza di Massimiliano Benassi, perché con Teletruria, con Paolo Dottore, abbiamo prodotto un programma che si chiama Mountain Bike, il gusto del pedalare. E tutta l'estate che stiamo andando in giro con grande fatica, devo essere sincero, sono fuori allenamento e ho avuto l'ausilio di una bici a pedalata assistita, perdonami. Addirittura la pedalata assistita, sono proprio... no? Sì, sì. E quindi però abbiamo fatto dei giri fantastici e da metà ottobre saremo in programmazione su Teletruria. E poi riparte Sportello Reclami dal 9-10 di ottobre, saremo in programmazione.
Oh, e allora appuntamento anche con Sportello, sì. Reclami, che andrà in onda prima di Block Notice, se non cambia. Sì, cercherò di essere più lungo possibile. Così certo, ti ringrazierò calorosamente tutte le volte. Allora, siamo arrivati in chiusura. Grazie a Max Benassi per essere stato con noi questa sera. Un grande in bocca al lupo per la partita di domenica, ma per tutto il campionato. Grazie, grazie a mister Battistini per il contributo tattico. Lo ritroveremo nelle prossime settimane. Grazie a Giorgio Ciofini, che ci farà compagnia più spesso di quanto accaduto in passato in questa edizione di Block Notes. Grazie a Massimo Gianni, grazie, buona pedalata assistita e buon Sportello Reclami. Grazie. Grazie a tutto il pool tecnico di Teletruria, non li ringrazio personalmente, ma è un grazie cumulativo, perché insomma hanno fatto un grande lavoro, e grazie anche alla redazione sportiva di Teletruria. Grazie a voi che ci avete seguito, vi ricordo Block Notes e Teletruria, la pagina Facebook per interagire con noi. L'appuntamento tra 7 giorni, sempre in diretta dagli studi di Teletruria. Grazie, buonanotte.